Grazie.
Ma giro se va in fiera. Ci accompagna da due anni, ma anche
Pacini, che è il nostro sponsor istituzionale di lui da più di un anno, il PEC della maglia, e credo che quest'anno nel presentare la maglia presentiamo anche gli ultimi due sponsor, quello della Manica, che è l'azienda rappresentante di Cantieri Navali di Viareggio, e SILAB, che è un sponsor, un laboratorio di analisi importante, forse uno dei più importanti d'Italia, e fuori dal nostro territorio, ma comunque tutti insieme rappresentano delle eccellenze del territorio pisano, ma delle eccellenze dell'industria italiana, come dico, con capofila Cellula, che ormai è diventato un simbolo della maglia. E la maglia di quest'anno, le tre maglie di quest'anno rappresentano qualcosa di particolare. Abbiamo voluto recuperare un po' dei valori storici della città di Pisa e abbiamo aggiunto anche qualche particolare che rappresenterà un segno importante di una comunicazione che il Pisa attraverso la sua maglia vuole fare. Il Pisa sta lavorando per fare un tutt'uno con questa città, con una città che noi cerchiamo di rappresentare sportivamente, ma che cerchiamo di far valere a livello nazionale e magari anche internazionale. Proprio oggi il nostro ufficio stampa ci ha girato un filmato che magari qualcuno di voi ha visto, e se non l'avete visto pregherò Riccardo Silvestri di girarlo. Era una manifestazione di due giorni fa, forse mi pare che abbia partecipato il nostro sindaco, il ministro Caravaglia stava parlando del valore del turismo, di quello che può rappresentare il turismo per l'Italia, come si può accentuare il valore turistico delle località, e ha detto: ieri ero in Valbrembana, sono passato, ho visto un'euforia pazzesca da parte degli abitanti del Valbrembana. Perché? Io sono andato io, ho fatto la domanda, ho visto, ma perché siete così euforici? Perché abbiamo gli alberghi esauriti? Quest'anno viene il Pisa Calcio, nel ritiro, qui abbiamo tutti gli alberghi esauriti. Ecco, il ministro Caravaglia che promuove il turismo e utilizza il Pisa per promuovere il turismo. Io credo che questo è un sintomo di quello che abbiamo fatto, che stiamo facendo, che dà forza a chi ci ha creduto, ai nostri sponsor, perché ci ha fatto molto piacere. Quando oggi ho visto questo filmato, mi ha lusingato, poi mi ha chiamato la Lega, mi hanno chiamato altre istituzioni che hanno detto ci sono congratulati con Pisa, ma noi non abbiamo fatto altro che scegliere una località dove andare a fare un ritiro delle condizioni migliori per la squadra. E le condizioni migliori per la squadra hanno portato le condizioni migliori per cui gestisce il turismo in quella zona, e in quei 15 giorni gli alberi saranno esauriti. Ma passiamo alle maglie. 15 giorni fa abbiamo presentato la terza maglia, approfittando della situazione che ci capitava in quel momento, che era la presentazione alla stampa della conferma del nostro main sponsor Cellula. E quindi la terza maglia già la conoscete, è una maglia che ha voluto recuperare un valore storico, uno dei quattro valori del simbolo della Repubblica Marinara, dove oltre la croce, la Maria Vergine, la gramigna e il quarto l'aquila. E appunto noi abbiamo recuperato la gramigna, abbiamo il verde della maglia e, come ricorderete, abbiamo fatto un mix. Oggi però vedete qualcosa in più, questa che è la maglia ufficiale e che è quella che ci accompagnerà alcune volte nelle trasferte, oppure ci accompagnerà in università. Vedete anche due novità: la numerazione e la grafica del nome. Anche qui abbiamo precorso un po' di tempi, abbiamo scavalcato in questo caso, mentre nelle tre maglie abbiamo recuperato molto della tradizione, qui abbiamo fatto un passo in avanti, abbiamo recuperato i valori del football americano, abbiamo recuperato i valori della fisicità, abbiamo recuperato quei valori che si abbinano alla nostra squadra, che si abbinano al nostro pubblico e danno un po' di sospensione a chi trova di fronte la maglia con un numero e un nome così espresso.
fermeranno, io credo che molti si fermeranno sul bel del disagio, più degli altri. Quindi credo che senza noi penso che avremmo fatto un passo avanti anche per chi da alcuni anni prende come sponsor la parte dietro dell'altro. Quindi libererei la prima per vedere la maglia verde. La maglia verde del Pisa Sporting Club 2021-2022. Si vede in televisione, si vede che sta giocando in Pisa, eccola qua.
se volete fare delle domande al Presidente, ovviamente. Questi archivi sportivi con la RAI,
buongiorno, ben arrivati, ho parlato poco fa di voi, sono i due dirigenti dei cantieri navali di Piatteggio, che sono da quest'anno i nostri sponsor, che ha presentato la maglia con il vostro marchio, e ho cercato di permettermi di parlare di voi, ma forse se voi volete venire qua a dire qualcosa di più, vi faccio un favore. Giacomo Benelli e Chiara Bellucci, per la maggiore da Bioz, gruppo FIBA, buonasera, benvenuti. Scelte, modifiche, aggiustamenti, colorazioni che si
diventava un po' più forte, un po' più debole, dicevo che avevamo un assistant rappresentato da Giovanni, da qualcuno del marketing, e sono venuti fuori questi progetti. Poi ci siamo un po' soffermati sui numeri e sulla grafica dei nomi, e lì abbiamo poi avuto questa ispirazione di una notte e siamo riusciti a... Quindi possiamo davvero dire che è vero che abbiamo uno sponsor tecnico importante, ma è anche vero che il progetto è nato a casa nostra, è nato nei nostri uffici, e quindi veramente un grande grazie, un grande applauso a Daniele Fretta. Io ho già fatto ogni chiarimento, perché ho dato la mia disponibilità fin dall'inizio di voi, che mi sono mandato in tanti sms e poi tante cose. Allora, io aiuto anche a fare questo chiarimento, perché mi ha telefonato a Silvestri, la segretaria del prefetto, che ho incontrato stamattina. Io ho incontrato il prefetto stamattina perché ieri, alla luce della riunione di Lega, confermerebbero un'apertura del 25-50% per Natale, quindi in ogni caso abbiamo apertura ridotta. È vero però che noi abbiamo uno stadio che dal 2013-14 ha ridotto la sua capienza potenziale per decisioni un po' dei presidenti precedenti che hanno voluto ridurre alcune spese di Stuart, poi per motivi di sicurezza, di uscita, di sismi. Quindi abbiamo una capienza abbastanza ridotta in termini di sicurezza, non certamente, ma di grande garanzia per quanto riguarda il distanziamento Covid. Allora ho detto, se noi riuscissimo a recuperare della capienza teorica, no? Perché noi quando anche tutto esaurito sembra vuoto lo stadio, la gente è molto sparsa. Molto probabilmente, se noi recuperiamo un po' della teorica, dal 2009 andiamo a finire 12, 13 di teorica, per noi, aprendo lo stadio, anziché 2005, riusciamo ad avere 4.000 posti, riusciamo a soddisfare tutti. E credo che il prefetto ha capito, no, qual era il senso. Non è che vogliamo dialogare, noi vogliamo massima sicurezza, ma poiché il distanziamento dello stadio di, per definizione, uno stadio che ha tenuto anche 26.000 persone, si può creare. Per quanto riguarda invece l'aspetto Bonanni, io credo che noi l'abbiamo sempre fatto, noi abbiamo un grandissimo rispetto dei tifosi tutti, no? Tutti i tifosi hanno tutti gli stessi diritti, e quindi non c'è quello che ha più diritto o meno diritto. Noi abbiamo fatto nell'ultima stagione 5.260 Bonanni. Quindi noi, finché non avremo lo stato riaperto in toto, e non potremo soddisfare 5.250 Bonanni, non potremo fare la campagna abbonamenti. Noi apriremo la campagna abbonamenti quando tutti potranno avere l'abbonamento che desiderano, se no ci metteremo a disposizione dei tifosi col numero dei biglietti che la federazione, i ministri di volta in volta ci danno disponibili. Per cui, perché però noi abbiamo degli impegni, delle tradizioni storiche con i nostri tifosi, per esempio una è quella di offrire agli abbonati, sempre abbiamo fatto, da quando ci sono io sempre, gli abbonati. Come premio dell'abbonamento offriamo la possibilità di avere la maglia ad un prezzo promozionale. Noi quest'anno abbiamo ottenuto il prezzo promozionale dello scorso anno, anche se è una maglia leggermente più costosa, ma non cambia niente. E abbiamo detto, poiché non facciamo gli abbonamenti, non va a finire che premiamo i nostri spettatori anche di questa opportunità. Allora abbiamo detto, noi da domani, presso il nostro negozio, mettiamo a disposizione dei nostri tifosi che non possono fare l'abbonamento perché purtroppo non siamo in grado di soddisfare il numero di abbonati che abbiamo, diamo lo stesso questa opzione. Con 50 euro si possono comprare la maglia, come hanno sempre fatto tutti gli anni. Poi ho detto, qualcuno di loro che verrà e farà la coda per prendere la maglia avrà l'opzione che quando metteremo in vendita 5.000 abbonamenti,
credo, di massimo rispetto per i tifosi, no? Perché se oggi noi, avendo 2.500 posti disponibili, 3.000 o 3.500, dobbiamo mettere in campo gli abbonamenti, dovremmo fare delle disparità, qualcuno non potrebbe averlo. Non potremmo dire, poi ci sono dei settori dove sono quasi tutti abbonati, come la curva, 3.000 abbonamenti, come facciamo a dare? E perché tu sì e tu no, io sì o no? Non si può. Quando avremo la possibilità di soddisfare tutti, faremo gli abbonamenti, se no faremo a sorteggio di biglietti, faremo in modo che, però l'auspicio è quello di poter fare quello che ha detto prima il sindaco, arrivare. Gravina ieri ha detto, spero che con la fine dell'anno apriamo lo stadio al 100%. Io me lo auguro, perché a quel punto, poi a quel punto faremo una campagna abbonamenti che varrà per le ultime 7, 8, 10, 12 partite che rimarranno. Però per non scontentare nessuno, il popolo pisano è un popolo unico, non possiamo dire qualcuno va allo stadio, qualcuno no. Quelli che vogliono andare devono poter andare. Se abbiamo pochi posti, non possiamo fare gli abbonamenti, possiamo solo vendere. Ecco, questo è un po'. Però nessuno perde le opportunità che abbiamo sempre dato. Chi vuole una maglia in anteprima per potersela vedere che ha preso promozionale, noi la diamo anche se non fa la colonia. Più di questo io non so cosa potremmo fare. Un'ultima domanda prima di chiudere, Andrea Fiamacci. Affermazione la prossima anno. Sì, più avanti perché ci sono. Scusate. Buonasera Presidente, buonasera a tutti. No, chiedevo, volevo chiedere qualcosa sull'incontro col prefetto, ma a parte ma risposto da lei. Gli ho detto questo, perché lui ha telefonato se potevamo noi comunicarlo, perché chiedono, ma non c'è nessun comunicato, noi gli abbiamo fatto questo disegno di ipotesi, no? Ma visto che non sono stati teoricamente, potenzialmente ne potrebbero più, se ci fate il 25% sul 35%, magari 1.000 posti di non ha considerato una sfidata, no? Perché le uscite di sicurezza permetterebbero fino a 16.000, questo è ci vorranno qualche sedimento in più, se c'è da mettere più sedimenti per avere più spazi di distanziamento per non sederci sul perché gli spazi che sono degli spazi che sono vuoti, quindi lo stadio nostro permetterebbe un distanziamento con qualcuno in più, però se ci limitiamo alla capienza della sicurezza di 9.900, noi non avremo più di 2.400 posti in partenza. E la prima partita di Coppa Italia è la Spezia, probabilmente gente avrebbe voglia dopo un anno e mezzo di venire allo stadio e noi siamo bloccati da questa situazione. Ieri qualche notizia positiva la federazione la data, però poi si sente il telegiornale, parte la variante, parte l'altra, poi uno vede quello che avviene. Ah, l'altra cosa che abbiamo visto ieri nella riunione di Lega, solo noi e la Romania abbiamo questi limiti del 25%, Olanda, Norvegia, Svezia per il 100%, Inghilterra 80%, Germania. Se noi ci compariamo agli altri paesi, poi ci sarà il problema del pass, i controlli all'ingresso, però io credo che almeno rimarrà un 50% ci aiuterebbe. A noi, ma a tutti, perché? E poi adesso noi stiamo parlando di soddisfare la passione dei nostri tifosi, però dobbiamo soddisfare anche le tasse del conto economico, perché è 2 anni, è il primo anno. Abbiamo perso 1,5 milioni perché ci siamo arenati tra l'ultima partita con Livorno, mi pare, poi abbiamo chiuso gli stati l'altro anno, 0, perché io tra stadio, sponsor, spese, Covid, io ieri ho visto una situazione veramente dei presidenti delle altre società, non dico disperati, ma quasi. Dice, se voi non ci aprite gli stati, noi che possiamo fare? Allora io andrei a chiudere, inviterei qua il sindaco, l'assessore, i nostri sport per una foto finale di gruppo. Ok Riccardo, grazie. Allora l'appuntamento ovviamente, il prossimo appuntamento con il
e dire ufficiale, questo ovviamente saprete tutte le informazioni sui social e sul sito ufficiale del Pisa Sporting Club. Allora, grazie a tutti, il Presidente è qua a disposizione adesso per le vostre domande. Sì, e per le foto ufficiali. Grazie, grazie a tutti, grazie Presidente, grazie al Sindaco, grazie all'amministrazione comunale, ma soprattutto grazie anche a tutti gli sponsor, partner quest'anno del Pisa Sporting Club.
Thank you.